Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e ben ritrovati qui su Spore Galactic Adventures. Ho scoperto adesso che la stella attorno a cui orbita il nostro pianeta natale, cioè Tarantella, si chiama Loukoukoube. Ottima cosa. Niente, nello scorso episodio siamo andati a compiere la nostra prima missione in quanto capitani, ecco, quindi siamo scesi, capitani coraggiosi proprio. Ora però vorrei vedere se troviamo qualche altra missione. Hai qualcosa da offrirci sulla missione in generale? Ah no, perché ce l'abbiamo già una missione con loro. Apri una rotta commerciale, ma non possiamo aprire una rotta commerciale con loro perché non abbiamo abbastanza relazioni. Dovremmo magari dargli dei soldi. Qualche spezie danno, ma danno tutti spezie rossa. E loro non vogliono tanta spezia rossa, non hanno granché interesse alla spezia rossa. Che cosa abbiamo sbloccato? Che... Ha una medaglia. Comandante. Ottimo. Pilota 1, perché avremmo fatto un po' di roba. Ah, qua gialla, ma non c'è un cane di nessuno. Vabbè, almeno abbiamo esplorato un po'. Là c'è il carissimo. Ma se andiamo su quel pianeta là c'è qualcosa di. C'è qualche tizio con cui parlare oppure è solo da scenderci sopra? Ah, ok, niente, ci fa rifare l'avventura, quindi è abbastanza un pianeta inutile ora come ora. Allora andrei a vedere un attimo qua nei dintorni se c'è qualche cosa da esplorare di interessante. Ci sono due con la spezia rossa disabitati, cioè almeno non con nessun impero là intorno. Qua invece quello dove c'è, qua c'è un segnale che arriva, ma non so da cosa sia dovuto, se dalla presenza di qualche relitto. Se c'è qualcosa qua. Qua esattamente qua c'è qualcosa che qua sotto. Adesso scopriremo anche che cosa si tratta. Una rarità di nome Smeraldi. Ottimo, c'è anche sbloccata una medaglia. Parte della collezione pietre rare. Collezionista 1, nuovi strumenti disponibili. Cosa vuoi? Nuovi strumenti disponibili, cioè? No, non voglio il bersaglio. Vabbè. Fa parte della medaglia, probabilmente. E qua che la vediamo. Le varie medaglie. Sì. Allora, capita. Collezionista. Sblocca stiva media. Ok. Ottimo sapersi. Qua ci sono qui tutte le medaglie. Titolo di comandante. Titolo di commodoro. Ammiraglio famoso. Eccetera, eccetera. Oggetti rari. Abbiamo quest, smeraldi, libri della scienza e statue rare. Ok. Naturalmente tutte e tre diverse, tutte e tre spaiate, ma vabbè, GG. Allora, gli altri ci fanno dei segnali così, ma semplicemente perché sono abitati dall'impero Aepox. Quindi, niente di che, vediamo come stanno le relazioni. Sono a 8. Per i vostri doni. Perché i vostri ha ricevuto altre cose, boh. Grazie per avermi ricevuto. Vediamo se hanno delle missioni. Allora, qua vendono della roba a no. Ottimo. Li stanno attaccando, quindi vogliono aiuto contro i Grox. Bisogna eliminare il prima possibile. Se riesce a piantare le radici, solo un demolitore di pianeti è in grado di rimuoverla. Ci eliminerebbe anche il pianeta, purtroppo. Allora, ottimo. Quindi dove dobbiamo andare? Combatti un esercito sul pianeta Rubice, che è qua.
Ah, là, è sempre di loro. Ah, Epoxy è sempre qua. Ah, qua ci sono due manufatti, anche Rubì c'è qua. No, non è loro però, è disabitato. Un'invasione aliena rischia di stravolgere questo pianeta pacifico. Crea una piccola forza di difesa e elimina la causa del problema prima che sia troppo tardi. Ok. Allora. Sì, questo posso... è già equipaggiato? Boh. Accedi all'emporio, c'è qualcosa che posso... Ah, ecco questo. Posso prenderlo? Ma io lo metterei, aspetta, ecco... No, io lo ruoterei però, aspetta un attimo. Ok. Dai, così, più o meno. Ottimo. Meglio. Così va meglio. Almeno possiamo difendere questo pianeta in modo efficace, ecco. E per esempio, avessimo avuto delle abilità diplomatiche, non sarebbero servite a niente, perché qua c'è un'invasione in piena regola e quindi è necessario combattere. Ok, dobbiamo distruggere... Allora... Prima andiamo a parlare con questo signore. Mungaija. Spero tu sia pronto alla battaglia, non abbiamo molto tempo. Prontissimo. Una capsula infestatrice di Grox si è atterrata qui vicino, corrompendo l'intera valle. L'infestazione si diffonde rapidamente, se non la fermiamo subito diverrà interrompimento. E dopo aver trasformato il pianeta, i Grox si insedieranno qui. Dobbiamo distruggere subito con la capsula infestatrice. Avanti, soldati! Andiamo. Cos'è quella roba, una fare esplosiva? Ah, così direttamente? Ma non ho capito neanche cosa è successo. Riprova. Sì, ok. Ok, dai. Sto giro siamo un po' più attenti, eh. Facciamo andare avanti gli altri, fanno. Via 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 via. No no no, damo se 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 damo se. Ottimo, però dobbiamo andare a picchiare anche gli altri.
Vespa, cosa? Alpero, Alpero aveva pochissima vita. No, questi hanno tipo le pistole laser, una miseria, noi abbiamo Kaiser di nulla. Damos, damos. Copritelo, dice copritemi. Non si vede un Kaiser. Ok, ora va meglio. No, 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 non ci siamo capiti. No, via, via. Via, 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 via. Forse era meglio un recupero di vita, eh? Dov'è che sono gli affari per recuperare la vita? Laggiù, ok. Ottimo. Via ora, dobbiamo distruggere la capsula infestatrice. Che è quella? Sì. Dove sono i rinforzi? Che ne so io? A me chiedi, che ne so io? Pian piano, toglie 25 alla volta. Vabbè, è comunque buono. Ottimo, questa è andata. Oh, l'invasione è fermata, ottimo. Ottimo lavoro, soldato, senza di te non ci avremmo mai fatta. Infatti perché sono l'unico andato ad attaccare la cosa. E i Grox non avranno mai questo mondo. Grazie ancora per l'aiuto, spero tu sia ancora in questo settore se i Grox si rifanno vivi. Ottimo. Beh, finisce sempre l'avventura così. Lol. Vittorio, l'infestazione di Grox è stata respinta, ma è meglio non abbassare la guardia. Chissà quale sarà il loro prossimo obiettivo. Missione compiuta. Ok, fatto. 100% completato. Adesso a questo punto possiamo andare a fare... Ma andiamo prima a recuperare qua la roba che c'è in giro. Oddio. Lasciatemi in pace. Ah, mi seguono sti scemi. Ah, dovremmo farli fuori. Qua ho trovato qualcosa. Un pianeta selvaggio. Ah, ce n'è ancora uno.
Però abbiamo pochissima vita, non so quanto mi convenga. Vabbè. Adesso andiamo a pigliare questo che. Ah, boh, era semplicemente dei soldi. Degli spore crediti. Ottimo, ce n'era un altro che faceva il segnale, ma niente. Spero di arrivare al pianeta natale ora. Dov'è? Là. Al pelo proprio. Grazie. Ripara e ricarica. Al pelo. Allora, arrivederci. Adesso noi andiamo. Ah. Chi è questo? Impero Obergrove. E non l'abbiamo fatto apposta, ci dispiace. Veniva da dove? Boh. Mica capito. Dobbiamo fare rapporto su Cliti. Ok, qua. Non 23, ma non siamo ancora sul blu. 30.000 spore crediti, grazie. Commercio. Ma niente. Io vorrei andare a cercare allora quell'altro impero che ci ha appena dato quella specie di ultimatum. Cos'era? Boh, sembrava fosse tipo da queste parti, non lo so. Qua c'è qualche oggetto da raccogliere, ma. Porca d'una miseria. Dove sono andati? Questi stupidi pirati. Marco che scrive. Cavolate come al solito. Dov'è? Ah, qua. Spore crediti. Boh, vabbè. Buono così. Magari, potrei offrire degli spore crediti agli altri per stabilire la rotta commerciale, forse. Proviamo ad andarci, vedere cosa ci dicono. E poi magari concludere l'episodio qui. Allora, diplomazia. Allora, ti do 10.000. 27, ma ancora. Ottimo! Sì, ottimo! Perfetto. Così siamo riusciti a stabilire una rotta commerciale. Sì, verso l'acquisto del sistema, solo che poi bisognerà avere un fracco di soldi per acquistare un sistema intero. Però è stato un discreto investimento, dai. Così possiamo completare questa missione. Yeah! Vabbè, comunque, direi che per questo episodio può essere abbastanza. Oh, siamo rientrati comunque negli spore crediti, ci hanno dato dei soldi. E
questo episodio può essere tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti. Ciao.